Bene, allora, com'è accogliere così tanti ragazzi, quasi 120 ragazzi da tutto il mondo al teatro sloveno? Beh, io sono piena di adrenalina sempre, perché si porta in teatro intanto persone che amano e rispettano quest'arte, e non è assolutamente scontato, che hanno voglia di fare e hanno voglia soprattutto di vedere e di scambiare idee e scambiare anche esperienze con altre persone che fanno comunque del teatro la loro passione, a livello amatoriale, a livello professionale, a diversi livelli. E penso anche che sia una cosa assolutamente naturale per il nostro teatro avere tanti ragazzi che soprattutto parlano tante lingue diverse, però si possono capire non soltanto attraverso l'arte teatrale, ma attraverso i sovrattitoli, che per noi sono una cosa assolutamente normale. Assolutamente, e poi vorrei dire che avere il teatro pieno di giovani che parlano diverse lingue e dare un senso alla multiculturalità di Trieste. Inoltre, avere un teatro pieno di giovani fa sentire giovani anche noi che non lo siamo più. Il Teatro Sloveno è già la seconda edizione che accoglie il TACT Festival, e fin da subito c'è stata proprio un'accoglienza verso questo progetto. Ormai sembra che fate parte voi stesse del nostro progetto. Com'è sentirsi parte di questa grande famiglia del TACT? È difficile? È facile? È bello? Beh, innanzitutto io devo dire che 2 anni fa, quando abbiamo iniziato questa collaborazione, per me è stato subito uno stimolo. Perché secondo me i teatri sono spazi dove si fa cultura e spazi che devono essere aperti a tutti, e secondo me anche e soprattutto ai giovani che hanno voglia di fare, che hanno idee, che sono creativi. E dal mio punto di vista il CUT ha dimostrato e sta dimostrando di esserlo, perché ho uno staff di ragazzi in gamba. E quindi noi sosteniamo come Teatro Stabile Sloveno assolutamente i giovani che hanno voglia di fare. Questa città ha bisogno di giovani che fanno, che creano, che fanno cultura anche con una prospettiva, e io mi auguro, questo è il secondo anno, noi il TAC l'abbiamo accolto a braccia aperte, e mi auguro che questo progetto venga condiviso non soltanto da chi fa teatro ma anche da tutti i triestini. Viva il TACT! Viva il TACT!